Cinese. Ciao a tutti, ma che avete visto? Abbiate visto. Spero che abbiate. Antipatico. Io non so neanche tanto recito. E se perché? Perché abbiamo già Ignacio Rosa. Questo si chiama Ignacio Channel, ricordiamo a tutti coloro che ci seguono da poco, non ci seguono, perché noi cercheremo il coperto durante la prima carriera appena terminata con la Ternana. E visto che abbiamo così scoperto che non è possibile, iniziando FIFA 19, prenderlo in prestito dall'Udinese perché si è appena trasferito, quindi neanche acquistarlo, prima di andare a modificare le squadre, che non è mai buona cosa, trovare per adesso un altro metodo per avere Cussetto in squadra, facciamo una nuova carriera allenatore direttamente con l'Udinese. Ecco, adesso partono gli aggiornamenti, perché io la prima volta che gioco con FIFA 19, io no, non so neanche come funziona. Spero che con quadrato si tira, con X puoi passa, vabbè, lì puoi anche fare i classici, con cerchio si crossa, con triangolo si fa filtrante, con alternativo, e poi devo spingere qualcosa di questi X. Due qui per fare, per scattare, per muovermi. X, papà. X. Vai, ma sto scherzando. Selezioniamo la Juve, cioè non la Juve. L'Udinese. Allora, è un disastro, che devo fare? Non trovo l'Udinese. È l'ultima squadra. Eccola. Udinese. Budget di trasferimento ben 8 milioni. 100 milioni di valore del club. Successo contrario, basso, successo normale, bassa, finanza massima. Non va bene, non va bene. Finanza massima vuol dire che ci limiteranno gli stipendi. Crescita giovane alta vuol dire che ci dovremmo trovare di nuovo il Gil pazzo da allenare per tutto l'anno, perché deve crescere di 10, prendere a testate il muro. Ok, città Udine, che devo fare? X. Adesso selezioniamo Walter. Vittorio Becchi. Non è stupido Vittorio Becchi. È il simbolo di qualche canale, Vittorio Becchi. Mi piace Vittorio Becchi. Noi ci chiameremo questa volta, visto che siamo in Friuli e che io sono vecchio, perché c'è qualcuno che dice che io sono vecchio, tra i nostri commenti c'è quella che io sono vecchio, ma sono vecchio, diciamo che non sono più giovanissimo, però mi ricordo i bei tempi del calcio, cosa che voi invece, voi millennial, non vi ricordate. Devi mettere options. E quindi, visto che c'è, che siamo in Friuli, visto che noi siamo in Friuli, andiamo a chiamarci con un nome di un friulano doc, che all'epoca di quando io ero ragazzo, di quando io avevo l'età di questo essere qui, abbiamo vinto la Coppa del Mondo, noi, io due volte l'ho vinta, voi zero. Millennio. Io l'ho vinta le due, cioè zero. Tu non hai vinto niente, zero. Io due. Vinto soltanto il campionato della Coppa Italia, io, visto zero. Che siamo juventini. Nel 1982 io ho visto la finale, Italia-Germania 3. E quindi ci chiameremo Paolo Berzo per questa carriera. Nazionalità naturalmente sempre.
No, quello è da squadra di questo, dai, questo. Questo qua, questo lo chiamiamo. Questo, tra l'altro, è uno stadio su Ultimate Team, questo qua è lo stadio delle amichevoli, ragazzi. Ci chiamiamo. Non so se si chiamava Dacia Arena all'epoca di Sì. quando io ero ragazzino. Naturalmente Ignacio, visto che noi vecchi siamo affezionati più ai giochi gestionali, come si chiamavano nei miei tempi, che ai giochi d'azione, no? Perché anche FIFA è un gioco d'azione, un gioco sportivo. Noi vecchi siamo abituati al gestionale, organizzativo, quindi la parte allenatore diciamo che sono più portato io, naturalmente la parte giovane più portato io. Facciamo Dai, vai. una bella coppia. Seleziona X. Carriera professionale, allenatore e no. Vai, Ok. Perfetto, iniziamo la carriera, ragazzi. Ci abbiamo messo 20 anni a... Sì, precampionato assolutamente. Quello che costa di Clinicompetizione. più, Ecco, 8 quello che milioni, ti dà più soldi, non che perfetto. costa di più. Quello che ci danno più soldi, perché quando noi lo vinciamo, ci incassiamo 8 milioni per il mercato, perché nell'altra carriera il mercato abbiamo fatto poco. Andiamo a vedere la formazione, Andiamo a vedere prima ragazzi. tutto le mail. Allora, Coppa Internazionale non ce ne frega niente, grazie, lo La sappiamo già. missione è le nostre aspettative. Allora, siamo entusiasti, Vabbè, guarda, andiamo a clicca. vedere. Primo reso conto No. osservatore, cioè Ma abbiamo poi già devi gli vedere gli osservatori, obiettivi. ma tutti li vediamo dall'ufficio. Zaniolo. Colombo è aumentato. Oh, Colombo è aumentato, era 2 stelle, grande. Zaniolo, papà. Dove sta Zaniolo? Chi è? Chi sei? Ma Non conosci Zaniolo? io non so chi è. È quello che ha segnato contro il Porto della Roma. 70 70 di di valutazione. valutazione. Sì. Tanto che ci frega. Ottima promessa. Chiamo Zaniolo, dai. Vediamo, italiani. Ciccio È Caputo. molto vivo. Dai, basta. Rincorna anche. Piacere tutto mio. Grazie, arrivederci. Adesso dobbiamo andare a vedere gli obiettivi, papà. Vediamo gli obiettivi. Abbiamo un Qualifica. bel 80. Allora. Vabbè, partiamo sempre con 80, papà. Vediamo un po'. Ingaggia 2 giovani in prima squadra in cui sono schierati per 10 partite. Perfetto. Quindi due giovani sono già partiti. Di Ingaggia difensore. 3 giocatori per tuo vivaio nel ruolo difensore. Ok, vabbè, Poi abbiamo la fama del brand, tutte esaurite almeno 50% in casa in questa stagione. ok. 85, vabbè, quello ci penso io a vincere. Successo continentale, nessun Beh, obiettivo. perché non siamo neanche in Europa, papà. Successo in patria, Allora. i 16esimi senza nessun problema, termine metà classifica, già fatto. Qualifiche per 16esimo la UEFA Europa Europa League. League in Serie A entro 2 stagioni, Vediamo va finanze massimo. bene? Riduci gli stipendi di 20. No! Vabbè, questo obiettivo non lo rispettiamo, papà, Riduci gli basta. stipendi dei giocatori di euro 20.000 a settimana. Che No. brutto. No, Va bene, papà, ci devo studiare, no. ci studierò. Vabbè, andiamo a vedere la formazione. Sicuramente non lo rispetteremo perché tanto cioè, 3-1-4-2. Mamma mia. 3-1-4-2 con Pussetto. Allora, vediamo questa formazione di questo Udinese qua. Mamma mia, che brutto modulo. C'è Okaka, Sotto abbiamo Barak. Lasagna, quindi questo qui è il 74 Ignacio. Succe! Ignazione. De Paolo comunque è un bravo giocatore. Zeglar a sinistra, l'avevamo già vista. Ho già studiato più o meno qualcosa. Qua Larsen, terzino c'è destro. Barak, c'è Fofana è un bel Beka. giocatore. Sì. Fofana, come si legge? Fofana. Fofana. Mandragora, intoccabile. Quindi io adesso.
Adesso, cioè Barak. per questo momento, io gli intoccabili vedo Musso, Pussetto, Lasagna, Fofana, Mandragora, De Paul, intoccabili. Cioè Barak, mettilo al posto di Zeglar. Barak. Adesso ce la studiamo. Allora, prossimo passo, visto che abbiamo studiato questa rosa, abbiamo visto che siamo un pochino mancanti in difesa. Siamo un pochino mancanti in difesa, abbiamo un 60. C'è Samir che è un 73. Devo dire che è un bravo giocatorino, sembra. E Opoku mi sembra che cresca. Sì. Mi sembra che cresca molto il ragazzo. Pur tuttavia, io mi sono segnato, allora, per fare mercato intanto, anche se abbiamo poco, perché abbiamo 8 milioni. 8 milioni. Non tantissimo, non tantissimo. Andiamo in cerca di giocatori, buttiamo giù qualche giocatore che ci piacerebbe avere. Allora, come difensori, noi volevamo vedere Romagna. Andiamo a cercare Romagna, Filippo Romagna, eccolo qua, 21 anni, Seguilo. Gioca al Cagliari, lo mettiamo nel mirino, ok, molto bene, procediamo. Dopo Romagna, sempre difensori, abbiamo messo Varnier. Varnier parte 70. Arrivano molto alti. Marco Varnier. Anche questo lo schiaffiamo nel mirino. Prestito. È in prestito. Non lo dà? No. Ragazzi, comunque, noi vorremmo riprenderci Rocca e l'imperatore romano Giulio Maggiore. Rocca la prima stagione sarà difficile. Visto che non, forse non ci fa prendere Varnier, andiamo su Mancini. Mancini quanto è? Ecco. Mancini. Eccolo, Gianluca. Ok, procediamo. Allora, Sanino, dopo i difensori, un bel terzino destro. Io vado sempre sugli italiani. Ci spariamo a Japong. Ajay. Che è un esterno sinistro, ma mi sembra che possa fare il terzino. Che possa fare anche il terzino. Cloud. Seguiamo. E poi altro terzino. Altro terzino, lo mettiamo nel mirino. Abbiamo Gallo. Che è Gallo? Papà, Antonino Gallo, 18 anni, al Palermo. Ma chi è Gallo? Gallo ha potenziale di 86. Mi? Dovrebbe essere addirittura forse un 60. Che ti salutiamo. Bene, procediamo. Naturalmente vediamo sistemare anche il centrocampo. Non so se ce la faremo a comprare i giocatori. Tonali mi sembra una scelta ottima, che, sulla quale concordo. Io molto spesso non concordo con le scelte di Ronchi, però tuttavia. Ma Sandrino Tonali ti fa 76 anche se non la legge. Sandrino Tonali, che ha dei capelli orribili, lo mettiamo nel mirino. Dopodiché mettiamo nel mirino Riccardi. Riccardi, 17 anni, della Roma, anche lui ottimo potenziale. Mettiamo nel mirino. Chi mettiamo nel mirino? Arp. No, naturalmente. Ah, io nel mirino volevo mettere un giocatore che noi. Dove sei? Abbiamo già avuto con soddisfazione, però ho visto che voglio mettere Emanuele Vignato. Voi ragazzi non l'avete visto perché noi abbiamo cominciato dal 2024, abbiamo fatto uno scambio con Goetz, quindi voi non lo conoscete, però è molto, è un trequartista molto, molto molto forte. Credo che abbia potenziale forse anche di 82, Vignato di più, e va forte. E poi Art Vignato e... Arp attaccante, e vabbè, un potenziale di 86. Brignoli! Ah no, chi è? Mi sono sbagliato. Brignoli, mi hai detto. No. Mi sono segnato male il nome. Di Brignoli o lo metto? Brignola e Brignoli. Allora, Brignola. In prestito. No. Tanto lo seguiamo. Ho la faccia, quindi vuol dire che... lo seguiamo. E poi come attaccante
Harp, che credo sia 86 potenziale. 86 di potenziale. C'è un Fiat Harp. Eccolo qua. Ragazzi, consigliato. Ci concediamo uno straniero. Ok. Io, per quanto riguarda i portieri, noi abbiamo un buon portiere. Ragazzi, consigliateci magari sotto nei commenti i nomi che volete, di giovani. Io tanto abbiamo un buon portiere che è Musso. Abbiamo un buon portiere che è Musso, però abbiamo delle persone in prestito. Abbiamo in prestito Scuffè che decideremo probabilmente o di riscattare per farlo tornare in casa oppure per impiegarlo l'anno prossimo, perché Scuffè da un 72 ha un ricchissimo potenziale di 82. Musso da 75 che può giocare benissimo, Nicolas è uno sporadico e Perisan al portiere. Abbiamo quattro portieri tutti un po' buoni, ma Scuffè sarà probabilmente il nostro primo portiere. Io all'inizio ero partito con Plizzari, pur tuttavia Plizzari potrebbe arrivare probabilmente un 84, mi sembra 85, ma quindi probabilmente ci terremo Scuffè. Avevo solamente una non dico un desiderio, però mi piace molto il portiere che giocava al Benevento, però quest'anno credo che sia al Palermo, che Brignoli, giusto così per dire, perché anche Brignoli ha un potenziale molto basso, credo che si fermi sui 74-76, però da quando segnò di testa sul calcio d'angolo è diventato uno dei miei miti. Seguiamo Brignoli, giusto così perché ci vogliamo divertire. Bene, l'abbamercato direi che è completo. Eccomi qua ragazzi, Brignoli. Andiamo a vedere il nostro ricchissimo abbamercato. Abbiamo nel mirino Zanolo, Romagna, Varne. Vediamo se c'è già qualche valutazione. No. O se c'è qualcuno che ha la clausola rescissoria. Nessuno. Un altro commento, grandi ragazzi. Vado a vedere. Non c'è nessuno. Rescissoria non ce la dà, non ci danno niente. Va bene. Aspettiamo così. Allora, andiamo a sistemare la rosa. Direi di avanzare. Ah, dobbiamo mettere... Mettiamo qualcuno già sul mercato, direi. Sì, mettiamo qualcuno sul mercato, che io volevo mandar via De Maio. Oh, De Maio è cruciale. Cioè, De Maio è cruciale. Ma incredibile, cioè. Incredibile. Troste Kong è sul mercato. Aggiungi a lista trasferimenti. E anche De Maio. Ah, ma è in prestito. De Maio è in prestito. De Maio è in prestito. Opoku invece potrebbe iniziare sinceramente a giocare bene. Abbiamo un'infinità di difensori centrali. Samir direi che lo possiamo mettere tranquillamente in lista per il trasferimento. Pezzella. Ragazzi, quando tornerà Pezzella? O facciamo terminare il prestito, perché Pezzella è veramente forte. Papà, va bene, papà, procediamo. Il mio compagno di classe ha consigliato Verdi. Ma chi è Verdi? Uno che parte tipo 72. Non so chi sia. Cercalo. Comunque grazie, Edo. No. Verdi? Sì. Ce ne sono due di Verdi, credo. Verdi Simone, un attaccante nel ruolo di Ignacio. Oh, del Napoli. Allora, prima di tutto, cioè io vi voglio bene, ma giocatori del Napoli. Dai, vabbè, comunque grazie, ma, Edoardo. Grazie. Alla destra li prenderemo in considerazione. Lo prendiamo in considerazione perché viene un suggerimento. Naturalmente noi accogliamo i suggerimenti. Nel ruolo di Ignacio, gioca Ignacio. Simone Verdi, molto bene. Valutiamo, vediamo com'è. Allora, dobbiamo sistemare intanto la questione dei giovani, quindi dobbiamo ingaggiamo per forza un osservatore. Prendi quello da 1340 euro milioni, ma è greco, 1,4. Allora Guidi. Valerio Costa e Guidi. Fai seguire i giocatori in Italia. 102.000 euro lo paghi. Durata 3 mesi.
Tre mesi, tre mesi, tranquillo. Va bene, dai, per ora va bene così. Molto bene. E noi dobbiamo assumere i giocatori, ovvero difensori vogliono difensori. Oh, abbiamo già subito la prima partita. Così proviamo questo Udinese, come va? Ah, aspetta, l'allenamento. Il Nizza, questo qua ci va fuori. Aspetta, De Paul, chi è De Paul? Oddio, non è titolare. 16 milioni. Non è titolare. Attenzione, qualcosa sta succedendo. De Paul? Ah, vabbè, abbiamo... No. Ah, papà, abbiamo Barak. Abbiamo Barak. No, De Paul è un attaccante, ragazzi. Oh. Ma abbiamo Barak. Devo studiare. 16 milioni, però è grossa. Abbiamo Barak. CC, lo può fare. Vendilo. 16 milioni è grossa. Guarda, c'è Barak 76. Adesso me la studio io, tranquillo. Tanto la teniamo lì. Allora, dobbiamo fare l'allenamento. Io De Paul lo venderei, sinceramente. Un'altra persona che ci sta seguendo, vado. Scrivici il nome sotto nei commenti. Allora, aggiungi sessione. Prima di tutto dobbiamo certamente, senza dubbio, allenare Ignacio. Ignacio alla stragrande. Giocatore promettente addirittura, Ignacio. C'è un bel allenamentone. Vediamo quello in cui possiamo... Ecco, questo mi piace. Facciamo fare un difficile, Ignacio. Andiamo avanti. Vediamo che possiamo allenare. Noi che dovevamo allenare dei promettenti. Promettenti abbiamo... Micinno, sai che è promettente davvero. Vedi che c'è De Paul comunque. Però... Papà, però c'è Barak. Ha il potenziale 82, Barak. Adesso ci studiamo. Mentre tu giochi la partita, io studio. Non può rimanere da tanto tempo lì, papà, l'offerta, eh? Non ti preoccupare. L'allenatore lo faccio io. Allora, difficile. Andiamo con difficile anche per Micinno. 67. No, 66, allora andiamo con normale. Sì, meglio. Micinno, andiamo con normale. Fai fare un altro allenamento a Ignacio? Che così forse ti cresce un po' di più. Adesso vediamo. Faccio io la questione, può dire che può già salire. Sì. Direi che la più remunerativa per Mandragora al momento, no? Per Mandragora al momento, che succede nella mia testa? Mi gioco io la partita contro il Nizza? Sì. Grazie, oh, abbiamo il Nizza? Sì. Abbiamo il Nizza. Quello è tosta, bene, ragazzi. Questa. Procediamo. Ragazzi, posso farvi una domanda? Allora, vi faccio una domanda. Noi, il torneo amichevole precampionato, lo dobbiamo giocare? Sì o no? Magari quelli che mi stanno seguendo, scrivetemelo sotto nei commenti. Centrocampista che probabilmente rimarrà. Visto che oggi facciamo una sola partita, come facciamo al solito, entro domani magari rispondeteci. Dobbiamo giocare il torneo amichevole? Sì o no? Perché se lo gioco... È vero che è più facile perché lo gioco io, quindi... No, non lo simulo, non lo simulo. Semmai non lo mandiamo in diretta. Comunque non si simula. Però papà, dopo vengono 90 video perché noi, dato che facciamo... Ma no, adesso finiamo il mercato, facciamo vedere una partita e poi finisce qui. Lo giochiamo per noi? La finale però la facciamo vedere. Sono assolutamente d'accordo. Barak. È anche più promettente, Barak. Barak. Peccato perché Musso si poteva allenare, papà. Adesso una cosa per volta dobbiamo fare. Ok. Andiamo a simulare. Via. Adesso è andato forte Ignacio. Bravo. Grande Ignacio. Rico, ti ha preso un bel F, no? Sarà stanco. Sì. Tutto ufficio. Mi sim vuole giocare? No. Adesso ci sistemiamo la squadra. Aspetta per De Paul. De Paul, adesso lo valutiamo. Intanto che tu giochi la partita, io vado a valutare De Paul, poi vi faremo sapere. Ottimo. Allora, dobbiamo partire con il nostro 4-2-3-1? 4-3-2-1. 4-3-2-1? Sì. Facciamo un 4-4-2, giusto così? No, proviamo un 4-3-2-1. No, facciamo un 4-4-2. Grazie. Vabbè, dopo valuteremo. Facciamo un 4-4-2... Per iniziare, 4-4-2. Un bel 4-4-2. Allora, ovviamente Lasagna e Pussetto.
Dove è Ignacio? L'ha messo esterno o destro? Quello là l'ha messo attaccante destro con difensore centrale. Voglio spiegazioni. Esigo spiegazioni. In crisi mistica. Oppure proviamo su De Paul. Allora, metti Barak. Difensore, difensore. Ti perseguiterò nella notte, papà. Terzino sinistro, terzino destro. Mi devi lasciare in pace dopo quando faccio la squadra. Centrocampista e centrocampista. Attaccante sinistro. Difensore centrale. Non li conosciamo, ragazzi, quindi per quello stiamo. Per quello stiamo cercando di vedere un po' come siamo messi, perché io non li conosco. C'è sto Badu che è mene, Badu. C'è sto Badu. Io farò Traste Congo, però noi chi è che stiamo allenando? Allora, Misin, che ci ha chiesto di giocare. Dov'è Misin? Misin è... no, attaccante destro. Mettilo in panca. Allora facciamo come dici tu, dai, concediamoci a 4-3-2. Concediamo il 4-3-2-1 e facciamo giocare a Missina, che può giocare. Facciamo al giocare. Posto però, di... naturalmente. Cioè, al posto di Nut. Al posto di nessuno. Giocherà a sinistra, si accontenta, perché Pussetto io non lo muovo, non manco morto. Cioè non esiste. Vabbè, la squadra c'è, dai. La squadra c'è. Verami non cresce tanto, quindi per il momento ci teniamo in panca. 75, addirittura c'è gente che è più alta di Pussetto. Roba davanti, roba che non ci si crede. Chi è sto Teo? Non lo so. Teodor. Ok. Teodor Cic. Sì. Cic. Chi ci abbiamo? Capitano Mandragora, mi sa. Chi è? Ah, è Lasagna. È Lasagna, capitano. No, però non hai messo Pussetto. No, l'ha messo a TT Misin, ma sto gioco combina. Ma che sta combinando? Vai a controllare, adesso vai a controllare il commento. Oh, ragazzi, non scherziamo, no? Che fine ha fatto Pussetto? È andato via. Ci hanno cancellato Pussetto. Non c'è più. Fine di porta. In difesa. Ma che... sto gioco è cosa sta con... Ma che sta combinando? Scusa. Ma andrà ancora... Ma... No, 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 no. Mi ha incasinato tutta quanta la squadra. Ma che cosa... No, non ho capito. Ma che cosa ha messo lì? Sta facendo un macello. Devi metterlo al posto di Zegalar. Ma che... Hai due terzini invertiti. Ma che cosa ha fatto sto gioco? Terzino sinistro, centrocampisti. Ok. ATT. Spostalo al posto di lasagne. Posto di lasagne. Oh, che dobbiamo fare? Ce la facciamo? Dai, abbiamo fiducia in te. Vuoi salvare le modifiche apportate? Sì. Ho fatto così anche prima. Vediamo se stavolta è pazzo oppure ce l'ha fatta. Cosa da pazzi? Mi ha messo Pussetto in difesa. Ok, vabbè. È andato? Sì, è andato. Offerta ancora per il trasferimento di De Paul, abbiamo capito. Dai, adesso andiamo. Vai a vedere i commenti, papà. Dimmi i commenti che ci sono scritti. Giochiamo la partita. Vediamo questo inizio e vediamo come va con questa Udinese. Vai, io gioco a campione, papà. Mi dici, mi puoi dire i commenti? Che magari ci hanno suggerito qualcuno? Sai i commenti. Grazie ragazzi. Allora, mettiamo un campione perché dato che c'è una difficoltà in più, io penso che hanno diminuito la difficoltà di ogni livello. So dire ragazzi, non lo so, soltanto che sono le 10:40, siamo tutti stanchi. Vabbè, però fa parte della vita degli youtuber. Io quanto mi sta antipatico il trainer. Mamma mia! Quanto mi sta antipatico il trainer! Me l'ha tolto. Sarebbe... No, non me l'ha tolto. Chi è che mi ha scritto, papà? Che cosa mi sta scrivendo? Vabbè, ci faremo un pensiero, Prodi. Vabbè, andiamo a giocare, ragazzi, non vedo l'ora. Va bene, dopo ci faremo un pensiero. Eccoci all'inizio della Coppa Internazionale Europea con questa gara della prima fase. Però suggeriteci nomi italiani perché io voglio solo italiani in squadra. Comunque li prendiamo in considerazione i vostri. Allora, subito Mandragora. Ma che cosa ha fatto? Ma... No, non vedo l'ora di provare sto Mandragora, ragazzi. Io ho messo campione, perché dato che c'è una difficoltà in più, papà, è bellissimo. Quest'anno c'è Ultimate, quindi hanno downgradato tutte le difficoltà. Spazza via sta palla, mamma mia.
o magari per sfondare per vie centrali. Ottimo. Ecco la formazione iniziale. Kevin scende in campo col 4-3-3. Allarga a sua volta, a sua sua volta, più defilata rispetto al centravanti. Un credente importante. Ma non c'è la tattica di devo andare a studiare allora di vendere De Paolo. Decisivo alla fine nell'economia del match. No, 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 Pelican, grande musso, grande musso. Vabbè, ma che è, oh. C'è la palla sicura del portiere che blocca il pallone. Boh. Questa Coppa Internazionale Europea si preannuncia davvero come un torneo interessante. Credo proprio che lo sarà. E già ai miei tempi le competizioni erano molto importanti. Allarga per Zegela. Che la dà Ignacio, Ignazione. Perché perché è spostato a sinistra Bossetto? Ma che? No, papà, ma no! Ah, eccolo, ce l'ha. Che sta facendo sto gioco? Che è successo? Mi ha rimesso. Ah, ho capito perché sono su. Azione che c'è. Okay. Vediamo se mi ha messo a posto. Perfetto. Adesso mi sono meglio. Adesso posso dovrebbe tornare alla destra. San Maximen. Ci sono metri a disposizione. Yeah. Cerca il pallone profondo. Allontana di pugno il portiere. Sto già parando tutto. Colì ha spazio per avanzare. I compagni si fanno vedere, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Vai Fofana. Seguo l'arca mandragora. No, riescono a recuperare il possesso. Allora, Lesbrun, Pelican, Colì, Lesbrun, occhio al suo movimento, interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Grande Ignazione, recupera la palla, intercettando bene il pallone. Occhio a questo lancio. No! Svelu! Sarà calcio d'angolo per il Nizza. Non l'ho visto. Occhio al pallone in mezzo. Angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge i saltatori. E non il portiere so recupera facendo. Il pallone. Pallone recuperato senza problemi qui. Ma perché? Mi fa sti passaggi orribili. Palla recuperata dagli avversari. Prova a sorprenderlo. Ed è gol determinante la deviazione della traversa. Cavolo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Meritato, ci sta. Però non mi aspettavo di giocare così male. Io gioco sempre il campione. Bah. Mi sì. Dai, però non corre. Un attaccante, sì. Tu mi hai chiesto di giocare, sì, comunque. Cioè, qualcosa devi fare. Non dico che devi segnare una tripletta, però qualcosa devi fare. Mi hai detto che sei in forma. Mamma mia. E sopra ha un attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Allarga, pallone profondo, pericoloso. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E sarà calcio d'angolo. C'è un tifo infernale. Oh, che meraviglia. Vedremo se riusciranno a trovare il pareggio. Si chiude il primo tempo. 1-0 per loro, ragazzi. Si riprende a giocare con Nizza avanti, Davide, vero?
c'è spazio davanti, prova a far partire il tiro, occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Può avanzare bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Deve sfruttare questa occasione se vuole, sì, in pari. C'è tutto il loro, sì, orgoglio, il loro spirito, sì, di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune, sì, e quello a casa sia più attento oggi. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Il suo primo gol dell'era Berzot. E farà grandi cose con l'Udinese. Bel passaggio. Prova ad aprire verso il compagno. Questo è l'offensivo. Si beve il difensore. Grosso errore in fase di marcatura. No, attenzione, no, perché sarà caccia del gol del vantaggio. Questa può essere davvero una buona occasione. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing. Tutto si accomoda in panchina. C'è il boato, come sentite, del pubblico. Evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Lei ha poco da rimproverarsi oggi. È stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Gran dribbling, prova a calciare, il portiere in presa sicura. Palla nuovamente in possesso. Occhio al tocco filtrante. Buon intervento difensivo. Il giocatore a bordo campo, pronto ad entrare. Si attende solo il via libera dell'arbitro. Bravo. Bravo. No, recupera la palla, perché? Intercettando bene il pallone. Non l'ho data a lui. Tocco verticale interessante. Supera il difensore. Buon possesso palla, cercando spazi. Giocatore che viene richiamato, sì, in panchina. E sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Perché? Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una... Cyprien! Non ci credo! No, ma se no... Bravo e fortunato! No, ma se no... minuti dopo il suo ingresso... Un calcio d'angolo? Ma ha saltato! Per aver indovinato il cambio! Fortunato! Rigore, rigore, rigore! Nessun dubbio! Rigore per l'Udinese! È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare, Pierluigi? Ragazzi, ci va. Pulsetto. Andiamo adesso. Per favore, un penalty, perfetto. Ignazio, ragazzi. Ignazio, primo gol con la maglia di Udinese. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Nessuna esitazione. Nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Sostituzione in arrivo. Probabilmente stanno solo attendendo che l'arbitro interrompa il gioco. Occhio al suo movimento. Ma ti stai scrivendo, Davide? Grazie. Dopo li leggo tutti. I compagni si fanno vedere. Me li faccio leggere da mio padre. Che interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Cavolo. Occhio a questo lancio. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Mamma mia. No. Può metterla da lì. Mamma. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Pallone in mezzo. Sicuro, impresa il portiere. Dove l'ho tirata? No. Pallone recuperato senza problemi qui. Prova no. ad andare. Murato dall'intervento del difensore. Bella, bella Kevin. Occhio al contropiede, c'è spazio. Lotto, Kevin. Ha perso il pallone. No. Mi ha buttato giù. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Era già stato ammonito, meglio toglierlo per evitare guai peggiori. L'allenatore non se l'è sentita di lasciarlo in campo, quel giallo è molto pesante. Grazie, per averlo innervosito. No. Palla in mezzo, ha sprecato una grande occasione. Non è che stato riuscito per niente sapere. Qui. Dopo li leggo tutti i commenti, ragazzi. Un attimo. Dopo comunque li leggo tutti. Matteo, bordo campo, quanto manca alla fine?
sta per scoccare il 90esimo, mancano 3 minuti alla fine. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Prova a costruire un'altra chance in questo finale per vincere la gara. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Si rimane sulla parità, grazie sopra, prova la botta. Hanno a disposizione una delle ultime occasioni per vincere la partita, devono sfruttare questo calcio all'angolo. Meritano loro. Su, andiamo a rilancio. Colli. Bene ragazzi. Risultato di parità. Meritano loro. Cioè, tre tiri a 15. Non due tiri, due gol. Meritano loro. Andiamo avanti. Ha segnato. Per un attimo di lei regia a rispondere ai commenti perché ancora non riusciamo a gestire bene le due questioni. Comunque, allora c'è Davide che ci dà dei consigli ottimi, però noi abbiamo adesso sul piatto della bilancia un'offerta per De Paul. Allora, De Paul ha potenziale 83, ci danno 16 milioni. Giustamente ci dicono di vendere Micin invece, perché Micin anche lui ci danno 6 milioni. Pur tuttavia il potenziale di Micin è 83, come stesso De Paul. Io direi che al momento, visto che vado a come mi ricordo, perché mi sembra pure che noi abbiamo l'obiettivo di diminuire gli stipendi, se io vendo De Paul, in buona sostanza, De Paul, andando a guardare le finanze, si beccherà un bello stipendino, credo. Già vedremo a te lo stipendio di De Paul. De Paul si becca 27.000 di stipendio. Se io vendo De Paul mi incasso 16 milioni, anche perché come vedete il valore del giocatore è 12 milioni, me lo danno a 16, quindi io già ci sto guadagnando 4 milioni e posso andare a trattare. Do via 27.000, se mi prendo Arp si prende 3.500 di stipendio, io mi prendo Arp con 3.500 di stipendio, ha un potenziale 87, e nel frattempo direi che il signor Paul ce lo facciamo in diretta, ma noi il signor Paul ce lo andiamo a vendere, ce lo vendiamo già da subito. Possiamo chiedere di più? Proviamo. Andiamo a trattare per De Paul. 21. Chi è che 20? 20, 20. Andiamo a trattare. 20 milioni. Togli il Villarreal, quindi guarda che sgabuzzino che abbiamo. Affare fatto? Però non credo. Però potremmo correre il rischio che però si arrabbino, Facciamo una nuova offerta. Valore 12 milioni. Proviamo a 20. Andiamo a 18. 20, 20. 18. Gli diamo 18 milioni per De Paul. Alla fine non è che aumenti tanto, però 18 milioni per De Paul. Signori, se De Paul se ne vuole andare, sei licenziato e questa è la tua liquidazione. Non ti ho provato. Pazienza, c'è un prestito. Ingelson, io non so neanche chi sia, ma noi i prestiti abbiamo già troppi giocatori. Quindi io vado così a sensazione, rifiuto, perché abbiamo già troppi giocatori fuori. Noi abbiamo anche Pezzella, abbiamo sia Pezzella che Scoffè che stanno giocando fuori. Al momento non mi infastidiscono tutte queste cose. Quindi ok, trasferimento di De Paul l'abbiamo accettato. Adesso vediamo il giocatore. Qui naturalmente Micin ci ringrazia. Davide ci ha suggerito Diangana e Romagna. Romagna l'abbiamo già messo. Romagna l'abbiamo già messo. Aspettiamo i soldi e poi magari facciamo il primo colpo. Bene, allora andiamo un attimo. Procediamo un attimo. Ma che cosa abbiamo fatto in partita? Romagna l'abbiamo già messo. C'era un altro nome che io non conosco. Non conosco, era Dante. Io lo metto. Così tanto. Dante non so chi sia, non lo conosco però. Sì, Tierney, ma non è italiano, non lo voglio io adesso al momento.
Dante non so chi sia. Dante 34 anni? Non so, ha scritto Dante, Davide però... 80, ce lo possiamo prendere anche adesso, cioè, però 36.500, cioè, mettiamo... È troppo alto il Dante, troppo alto lo stipendio. Lo stipendio è troppo alto. Come è brasiliano? No, per il momento no, ragazzi. Per il momento, ragazzi, siamo così. Che abbiamo fatto? Due pari. Abbiamo pari. Però papà, 15 tiri a 3 per loro, eh. Bene. Meritavano loro. Beh, allora, per questa... facciamo vedere se riesco, se riusciamo a venderlo. No, ma dici di andare avanti, procediamo un po'. Sì, dai. No, non è arrivato nessuna, non è arrivata nessuna offerta. Io adesso direi di concludere qui, perché è anche tardi stasera. Abbiamo iniziato questa nuova carriera, grazie di essere stati con noi. E nel frattempo pensiamo a qualche colpo di mercato, perché se va in Porto De Pollo con 16 milioni direi che qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Camarà. Salutiamo. No, come? Sì, salutiamo, dai, c'è mezz'ora che stiamo chiacchierando qui, abbiamo fatto la prima partita giusto per sprovarci un po', abbiamo visto che il mercato si sta muovendo, domani, 16 ragazzi, milioni subito, domani andiamo, continuiamo, avanti. Andiamo avanti e vediamo di sistemare un pochino. Chi ha segnato? Ignacio. E poi? Ha segnato Ignacio e Zeglar. Vi ringraziamo di essere stati con noi con questa nuova carriera, grazie a tutti, da Ignacio Channel. Bella. Ciao.